il liceo dove già alcune materie vengono preferite ad altre, alcune discipline sembrano più vicine alla propria natura. E poi l'università è il primo passaggio traumatico nella vita di chi sta costruendo, di chi sta provando a ibridare la propria identità. Perché lì c'è l'afflizione di un registro che ti viene calato in maniera coatta, violenta, dura. E tutto quello che sembrava essere un percorso naturale, lento, cioè dall'identità alla identificazione, dalla cultura, a che attraverso la conoscenza diventa crescita, diventa evoluzione, ha una interruzione. L'università è un elemento di frattura, di cesura rispetto a questo percorso naturale della crescita. E in particolare l'elemento più devastante, più crudele nella crescita di chi e poi affronta questa disciplina e il movimento moderno, tutto quello che ha comportato. Io per anni ho dovuto studiare quasi come un manuale di esercizi di matematica, tutta la grammatica del moderno, dalla cellula, le negazioni, le tipologie, e tutta questa che era definita come grammatica necessaria per poter poi affrontare qualunque discorso, per poter poi elaborare qualunque pensiero, mi è sembrato invece, l'ho vissuto invece come una cesura, come un momento di interruzione di un percorso che invece sarebbe stato molto più naturale. Molti, tutti più giovani, ma per quelli della mia generazione è stato un momento tragico, perché dentro l'università noi il tipo di insegnamento era solo quello, cioè si guardavano solo tutto il periodo del moderno e paradossalmente non c'era ad esempio la presenza degli archivi italiani di quegli anni, gli archivi italiani no, non esistevano, io mi ricordo insomma, le lezioni Zevi, cioè, forse Terragni avrà nominato qualche volta, ma insomma Libera, Moretti non esistevano, i personaggi che non avevano non erano presenti nel nostro